Vai, vai, Miguel, vai. Vai, vai, vai. Chiudo, Miguel, eh. Gian di Santa. Gian di Santa. Bravo, così, bravo. No. Muola lo stesso, muola lo stesso. Miguel, fintalo bene, Miguel, fintalo bene prima. Eccolo. Miguel, che stai, Miguel? Stai già. Attacca, eccolo, eccolo, sta là, Michele, vai. Finta bene, non so muovere, ecco, eccolo. È chiuso. Oh! Michele, non ti fermare. Non ti fermare mai. Era buono. Lavora Michele, vai. Michele, su, alza il piede, Michele concentrato subito, Ecco là, non aspetta troppo, Michele. Eccolo! Non ti fermare mai, Michele, eh! Non ti fermare mai! Quando si muove? No, Prepara bene. Non lo fa partire così. Non caricare, sciolto. Via da là. Ecco. Vai. Ci metti da centro. Lascia. Segui. Vai, fintalo bene. Per il tempo. Morto, Aspetta. Non ti buttare. Via da lì. Ecco, ce l'hai là. Eccolo! Vai a centro. Preciso. Mettiti a centro. Ed è una rosa che va a conquistare la settima ferma, campione italiano alla categoria 60 kg. Secondo titolo d'Italia consecutivo assoluto.
cosa è cambiato rispetto all'anno passato? È cambiato parecchio, perché quest'anno questo titolo ha dei colori diversi, cioè sono quelli delle Fiamme Oro, che l'anno scorso non ero tesserato Fiamme Oro, quindi quest'anno un titolo particolare, è il primo anno, ci tengo tanto a vincere e ringrazio molto le Fiamme Oro che mi, danno questa mi hanno dato questa possibilità e io li ho ricambiati. Aspettative? Aspettative sono quelle di fare bene alle gare importanti internazionali, cioè europei, mondiali, magari Baku. Comunque i prossimi sono gli europei, ora io penso agli europei. Complimenti, auguri. Grazie. Volevo dedicare questa medaglia, oggi è un giorno particolare, San Valentino, lo sappiamo, alla mia ragazza e alla mia mamma.